Seconda parte di Rassegna Stampa di questo sabato 4 di aprile, sport come sempre in primo piano, in apertura con il Perugia Calcio dalle pagine del Corriere dell'Umbria, c'è il medico tifoso con Bisogni qui in foto, Michele Bisogni, che da 5 anni cura i biancorossi, mi sento parte di un grande gruppo, dichiara il medico della società perugina. L'ex Watford, sulla ripartenza ci andrà cauto, la battaglia sarà lunga, il contagio zero è difficile, gli atleti costretti a casa devono darci sotto, in 15 giorni si perde molta capacità respiratoria, dichiara nella sua intervista dunque per appunto il medico del Grifo. Hashtag distanti ma uniti, buon aiuto, telefona al tifoso Silvio, è dura ma piano piano torneremo, dichiara per l'appunto il trequartista biancorosso. Dalla Serie B, Ascoli in campo solo a porte aperte, dichiarano dalle Marche, uno degli avversari del Perugia semmai ripartirà il campionato. È Fideiussioni intanto, la C in campo. I 60 club di Lega Pro, tranne qualche eccezione, non vogliono più scendere in campo. Ghirelli, va trovato un punto di equilibrio tra esigenze e interessi di tutte le parti. Dopo l'assemblea di ieri, mandato al presidente per trovare un'intesa sui tagli, sì per liberare le garanzie versate. La decisione spetta però alla FIGC e non alle singole squadre, questo il punto per la situazione nella terza serie italiana. Le parole delle società umbre, qui Ternana nel box a sinistra, Tagliavento, sugli stipendi seguiremo una via tutta nostra, il vicepresidente è chiaro, impensabile giocare a maggio, dichiara per l'appunto Tagliavento. Notari invece, per quanto riguarda il Gubbio Calcio, fa catenaccio, si legge sul Corriere, noi siamo per lo stop al campionato, il presidente è ermetico, ai giocatori dico di stare tranquilli, dunque vedremo come finirà. Per quanto riguarda la Serie A, ipotesi è quella del 20-24 maggio per la ripartenza, ma tutto dipenderà dall'emergenza sanitaria, nel caso allenamenti a metà aprile o poco dopo, si legge, con la Lega che si è unita ieri, ma la conferenza Colle non ha chiarito i tanti dubbi, si legge per l'appunto. Monito intanto dell'UEFA al Belgio, escludiamo i vostri club per la situazione complessa. Le parole anche del presidente del CONI, Malagò, il campionato in estate la vedo dura. Malagò è scettico sull'ipotesi di concludere la stagione a giugno-luglio a 40 gradi all'ombra, puntini puntini, dichiara il numero uno del CONI. A porte aperte, solo così hanno senso le partite di calcio, insiste Malagò per l'appunto. E poi il rinvio dei giochi olimpici costa 2 miliardi di dollari, è la prima stima del CIO dopo la decisione dei giorni scorsi, ma potrebbero essere anche di più. In balla migliaia di contratti dei trasporti e servizi passando per hotel e villaggio degli atleti. Questo dunque il punto della situazione sul Corriere per quanto riguarda le notizie sportive. Passiamo allora di nuovo alla Nazione, sempre ripartendo dal Perugia Calcio e dal medico Michele Bisogni. Il calcio deve attendere, i rischi sono alti, il pallone vettore di contagio, difficile ipotizzare la ripresa, la battaglia non sarà breve, dichiara per l'appunto Michele Bisogni. Giocatore a tavola, giocatori a tavola, le diete sono tutte personalizzate, dichiara, e questo per quanto concerne il Perugia. Ancora calcio, Serie C, Gubbio, Notari, prematuro parlare di sdoppiamento dei campionati. Il presidente rossoblu ritornare in campo soltanto quando saremo sicuri di non correre pericoli, ha dichiarato il numero uno societario della Gubbio Calcio. Ternana, l'assemblea conferma, impossibile concludere la stagione. Ferre le fere su una possibile ripresa del campionato che non ci sarà, secondo Bandecchi, Tagliavento e la società rossoverde. Ancora sul messaggio per concludere il giro sportivo, il mio Grifo in cura antistress, il dottor Bisogni, i grifoni soli, chiusi e lontani dagli affetti, lavoro e attitudine propositiva possono essere le soluzioni. Dai medici della B nessuno pensa di rischiare vite umane, il calcio può essere vettore di contagio, atleti sotto controllo dunque. Foligno Basket, la voglia di giocare resta nonostante lo stop definitivo ai campionati per questa stagione, torneremo il prossimo anno, dichiarano da Foligno con la palla a spicchi. L'Orvietana intanto dice addio a Vittorio Michelangeli, lutto nella famiglia orvietana. E poi Serie C, i presidenti vogliono lo stop al campionato, Bandecchi e Notari abbastanza decisi su tale volontà di non continuare il campionato. Questo per quanto riguarda dunque anche lo sport.
Vediamo allora, visto che siamo in chiusura, prima di lanciare Renzo Amancio Regni per quanto riguarda l'angolo dell'esperto in tema di fisco, perché il meteo promette ancora bel tempo, lo possiamo assolutamente dire, su tutta la regione dopo le gelate dei giorni scorsi. Il peggio sembra di fatti ormai alle spalle, con tempo stabile e soleggiato sia nella giornata di oggi, sabato 4 aprile, su tutta la regione, ma anche tutta la prossima settimana, e si prospetta di arrivare a Pasqua con bel tempo in maniera continuata e temperature anche piuttosto primaverili, se non anche qualcosina in più sopra i 20 gradi. Ma ora facciamo il punto in materia fiscale con Renzo Amancio Regni in epoca di Covid-19. Grazie a tutti e buon fine settimana. Buongiorno a tutti, oggi ci occupiamo dell'indennizzo di 600 euro che dal punto di vista mediatico ha caratterizzato gli ultimi giorni di questa settimana. Ci occuperemo naturalmente, in attesa del nuovo decreto che è in preparazione e che sarà molto probabilmente varato all'inizio della prossima settimana, ma comunque riterrei interessante fissare alcuni paletti su questa indennità di 600 euro disciplinata dagli articoli 27 e seguenti del decreto legge numero 18 del 2020. Innanzitutto diciamo che i bonus, questo bonus non è scritto nella norma, ma poi è stato spiegato anche da alcune facche, le cosiddette risposte veloci. Questi bonus sono del tutto slegati alla regolarità contributiva e dai precedenti versamenti INPS, nel senso che l'artigiano, ad esempio, che non abbia versato correttamente i contributi previdenziali, sarebbe comunque ammesso al bonus di 600 euro. Cosa essenziale, questa indennità non concorre alla formazione del reddito, quindi naturalmente non andrà tassata, e questa indennità riguarderà i titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020, quindi sono esclusi i soggetti che l'hanno assunta successivamente a tale data o che l'abbiano cessata precedentemente. Questa indennità è incompatibile chiaramente con le pensioni dirette a carico anche pro quota e con l'assegno ordinario di invalidità. Chiaramente su questi bonus sono stati forniti con alcune risposte alle facche pubblicate sia sul sito del MEF, cioè Ministero dell'Economia e Finanze, e sul sito dell'INPS con dei messaggi e delle comunicazioni. Quindi questa indennità non è cumulabile e non è neanche riconosciuta a chi percepisce il reddito di cittadinanza. Quindi abbiamo parlato degli artigiani, ad esempio dei commercianti, quindi coloro che sono iscritti all'AGO, cioè l'assicurazione generale obbligatoria, e parliamo anche dei liberi professionisti, ad esempio i collaboratori coordinati continuativi. Si tratta dei cosiddetti professionisti, passateci il termine, scassati, cioè senza cassa di previdenza, senza offesa alcuna, e poi quindi non sono tenuti a versare i propri contributi alla cassa di previdenza, ma all'INPS, appunto, gestione separata. E ai fini dell'accesso a questa indennità non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti alla data di presentazione della domanda ad altre forme previdenziali obbligatorie. Due cose da segnalare. Posizione singolare degli agenti rappresentanti di commercio, perché la norma in primis aveva detto che era esclusa dall'indennità, o meglio dal percepire l'indennità, chi era iscritto ad altra forma previdenziale. Di fatto gli agenti rappresentanti di commercio sono iscritti all'Enasarco, ma poi appunto con delle specifiche successive che non hanno ancora non sono intervenute nella norma, ma probabilmente lo faranno in sede di conversione, e questi agenti rappresentanti sono stati riabilitati e quindi potranno percepire il bonus di 600 euro. Naturalmente, ad esempio, gestione separata, gestione AGO, cioè un commerciante artigiano che però è iscritto anche a gestione separata dell'INPS, può coesistere naturalmente in questa posizione, ma l'indennità naturalmente verrà corrisposta una sola volta. Due parole per i lavoratori del turismo stagionali e dei stabilimenti termali, di tutte quelle attività che sono state identificate nel decreto con i codici appunto particolari che sono stati costretti a chiudere.
Naturalmente spetta questa indennità a chi purtroppo ha dovuto sopportare la cessazione involontaria del proprio rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 17 marzo 2020 e naturalmente non sia titolare di un trattamento pensionistico diretto. Poi nel settore agricolo, anche qui ha diritto all'indennità l'operaio agricolo a tempo determinato, non titolare di pensione, che nel 2019 ha effettuato almeno 30 giorni effettivi di lavoro agricolo. Poi chiaramente anche il settore dello spettacolo è stato investito nel problema e quindi i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, anche all'ENPALS, l'esempio, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo fondo, da cui deriva poi un reddito non superiore a 50.000 e non titolare di pensione, hanno diritto a questo bonus. Due parole. L'ultimo minuto e mezzo che ci manca per i professionisti iscritti alle casse di previdenza, la domanda va inoltrata alle casse di previdenza, quindi pensiamo alla cassa forense, alla cassa di previdenza architetti e ingegneri, alla cassa di previdenza autori commercialisti e che naturalmente c'è anche un termine, 1 aprile, 30 aprile. Non ci sarà il cosiddetto click day, così come anche l'INPS l'ha spiegato, nel senso che non significa che esauriti, diciamo, un termine temporale o i fondi a disposizione, chi ha inviato la domanda non potrà più beneficiarne, ma è stato spiegato che saranno naturalmente evase le domande in ordine di presentazione, ma comunque non ci sarà il click day e quindi comunque tutti potranno percepire. Tra l'altro le casse di previdenza hanno fatto sapere che nella prossima settimana già saranno pronte a derogare i 600 euro. E qui ci sono dei requisiti che sono stati spiegati in un decreto specifico che è stato di concerto emanato dal Ministero dell'Economia e Finanze insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali perché ci sono dei vincoli, sono previste delle condizioni reddituali. Ci sono delle condizioni che riguardano soggetti con reddito 2018, naturalmente, per l'imposta 2018 inferiore a 35.000 euro e che sono stati costretti a smettere la propria attività perché costretta ad essere chiusa dal decreto del PCM, del Presidente del Consiglio dei Ministri, o soggetti che hanno percepito nell'anno d'imposta 2018 un reddito complessivo tra 35 e 50.000 e che abbiano ridotto o sospeso la loro attività professionale. Il decreto spiega anche che cosa si intende per cessazione o sospensione o diciamo diminuzione dell'attività professionale. Cessazione della partita IVA nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 marzo, quindi chiusura della propria posizione, o naturalmente riduzione comprovata di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Quindi, due parametri, il reddito 2018 per vedere la soglia dei 35 e dei 50, se c'è naturalmente una riduzione del reddito 2020 rispetto al 2019 di oltre il 33%, ci potrà essere la possibilità di aderire al bonus. In tutta chiarezza e franchezza ritengo che la nozione di reddito professionale è solo una parte del reddito complessivo perché, ad esempio, sono considerati anche i redditi soggetti alla cedolare secca, ad esempio di affitti abitativi, però questa nozione implica che devono essere fatti dei conteggi ulteriori, che bisogna spezzettare il periodo 2019-2020, praticamente 1 gennaio 31 marzo, per vedere il reddito del primo trimestre e lo stesso bisogna fare per il 2020. Siccome la nozione di reddito è compensi meno spese, bisogna in sostanza chiudere una contabilità al 31 di marzo. Sarebbe stato molto più semplice dire il volume d'affari o il fatturato dei trimestri 2020 rispetto al trimestre 2019. Vi ringrazio dell'attenzione e l'appuntamento per la prossima settimana. Buongiorno e soprattutto restiamo a casa perché solo così potremo aiutarci e aiutare tutti.